Alessandro Del Piero, imperatore bianconero. La musa ispiratrice della curva Scirea, cuore del tifo bianconero al delle Alpi, non è certo il massimo e meriterebbe maggiore impegno viste le imprese di questa squadra e del proprio capitano, perché davanti alla Juventus occorre individuare negli striscioni e nelle rime poco efficaci gli unici punti deboli dei bianconeri in questo campionato. Perfino lo striminzito 1-0 sulla Regina, siglato proprio dal protagonista assoluto del momento Juventus, l'uomo dei record dei 186 gol, non incrina minimamente lo spessore del girone d'andata, chiuso alla pazzesca quota di 52 punti, Everest quasi irraggiungibile nel campionato italiano a 3 punti. 45 minuti per confezionare la vittoria numero 17 su 19 e poi via lungo i campi elisi delle celebrazioni, malgrado una gara sempre rimasta aperta nel punteggio, ma solo per l'inusuale allergia al gol della Juventus odierna e non certo per la spinta propulsiva di una Regina che condanna il ritorno di Buffon ad un solo rischio, quello dell'assideramento. Primo tempo a senso unico, palo di Trezeguet con l'ausilio di Pavarini, risulterà tra i migliori in assoluto, quindi il percorso obbligato non giocato alla grandissima, ma sempre capace di mettere la Regina nella propria metà campo e costringerla quasi al ruolo dell'agnello sacrificale, quello che attende l'inevitabile. La sberla di Paredes al 32esimo è l'unico rischio del primo tempo e così proprio mentre si alza Ibrahimovic dalla panchina per un tandem con Del Piero che ha alimentato molte chiacchiere in questa Juventus dei record, ecco l'azione perfetta. Nedved, poi Trezeguet ed infine Del Piero che prende la mira, scarica il sinistro e celebra l'acuto numero 186 con questa maglia bianconera proprio davanti alla curva che lo ama alla follia. Quasi un romanzo scritto male, una fiction dalla sceneggiatura scontata. Invece questa è la Juventus, signori, niente fronzoli, tutta sostanza, con gli applausi del suo tecnico sempre contenuto nelle esultanze. Anche nel pomeriggio dedicato ad una frenata controllata, con Cannavaro in cerca di gloria dalla distanza, con Trezeguet insolitamente non in grado di toccare un paio di palloni e fare centro, e con una serie di tentativi gagliardi come il palo esterno di Balzaretti, ottima la sua prova sulla corsia di sinistra, intorno alla mezz'ora la Juve non dà sensazione di complicarsi la vita. La Regina non riesce quasi mai a pungere, quando entra Mutu il contropiede al minuto 38 sembra la benedizione del 2-0, ma il romeno rallenta, tira male e Pavarini sale agli onori della gara. Mentre Capello diventa una furia, non offre a Del Piero la standing ovation, ma sceglie Trezeguet per inserire un Ibrahimovic a rischio di autocombustione a forza di scaldarsi alla fine del primo tempo. Il fenicottero svedese ha modo di mandare all'aria anche lui il tondo 2-0 dopo una pregevole combinazione Del Piero Pavarini. Si chiude con Paredes che da fuori prova il colpo della domenica, ma per conquistare punti al Delle Alpi ci vuole molto di più. Scalfire i record di una squadra che in casa ha incassato solo 2 gol in 10 gare e 10 in 19 sfide è roba da marziani. Già marziani come questi uomini vestiti in bianconero che a forza di record rischiano di sbriciolare l'interesse del campionato. Mercoledì ci proverà il Chievo, per ora tutti in fila a fare i complimenti a questa squadra, mostruosamente vicina ad un concetto calcistico e non solo, che non è di questa terra, la perfezione.